Beh, una scelta importante che viene dopo un lungo percorso, non si tratta di una scelta estemporanea ma maturata nel tempo e rispetto alla quale c'è pieno convincimento. Lei è sempre stato un uomo di centrodestra, insomma, evidentemente ravvisa in Fratelli d'Italia il partito che in questo momento meglio rappresenta quelle che sono un po' le istanze della, di questa componente politica, di questa parte politica. È un partito ancorato ai bisogni reali delle persone. E ce n'è molto bisogno in questo momento. Qualche anno fa hai fatto una scelta coraggiosa, anche no? Candidarti alla provincia contro il sistema De Luca, dei sindaci, è da lì che è scattato qualcosa? No, è scattato nel 2008, quando attraverso la candidatura come consigliere provinciale nelle liste del PDL a sostegno della candidatura del presidente Cirielli. Partita nel 2008 questa cosa, ed è proseguita poi nel tempo. Importante, rappresentativo del territorio, un uomo di centrodestra come Roberto Monaco e anche la testimonianza del radicamento, insomma, che aumenta per Fratelli d'Italia, vista l'appuntamento soprattutto degli amministratori. Fratelli d'Italia sin dalla sua nascita ha sempre voluto essere il punto di riferimento innanzitutto degli amministratori degli enti locali, a cominciare dai sindaci. È stata una nostra strategia, un lungo percorso che oggi ovviamente dà i suoi frutti. Per quanto riguarda Roberto Monaco, non soltanto è il rappresentante, il sindaco eletto già due volte, di una comunità molto importante che è quella di Campagna, ma è anche una persona che ha avuto un percorso lineare di coerenza. Il nostro percorso insieme tra Cirielli e Monaco è iniziato quando lui da civico sostenne al ballottaggio una candidata di Alleanza Nazionale a sindaco di Campagna, dopodiché è stato il candidato del PDL alle provinciali quando io fui candidato a presidente, è stato un collaboratore come professionista della provincia negli anni della nostra amministrazione e raccolse anche finanziamenti molto importanti per il territorio, dopodiché non ha aderito a nessun partito, è rimasto civico del centrodestra, si è candidato alle provinciali con la lista civica di Caldoro. È stato il candidato di tutto il centrodestra alle elezioni provinciali come presidente, indicato da Fratelli d'Italia, quindi mi sembra un discorso e un percorso linearissimo. Detto ciò, insomma, noi siamo un partito libero, aperto e siamo aperti anche ad altri amministratori che provengono da altre esperienze, non ci interessa da dove si viene ma dove si vuole andare, questo è evidente e mi fa piacere, insomma, che oggi la famiglia di Fratelli d'Italia cresce con un amministratore importante che potrà dare anche un contributo valido al partito, proprio perché noi puntiamo molto sulla formazione dei giovani.